Lasciare aprire le domande al pubblico, c'è un pubblico invisibile che è quello che ci segue online e c'è un pubblico presente, quindi io direi di iniziare con le domande, a meno che Alisa voglia di intervenire su quello che hanno detto io, Cristina. Meglio le domande, sì. A meno che loro non possano replicare. No, le domande. No. Importanti. Le domande sono importanti, quindi a voi. Posso dire una cosa così di getto? Non ti sentono anche da casa. Il perfido strumento. Allora, io innanzitutto vi ringrazio. Sono felice che tre intelligenze femminili così acute, così profonde, siano state riunite qui a prendere parola mostrando una forza di pensiero e di capacità di lotta contro il mainstream, più volte citato da Ida, perché di questo c'è un grandissimo bisogno. Poi abbiamo passato insieme alcune ore prima, quindi molte cose ce le siamo già dette e le condivido e avete svolto ognuna con il proprio stile. Alisa con questa rappresentazione, questa idea molto bella, no? Del teatro di guerra, perché in effetti la nostra vita è tutto un teatro dal momento in cui ci alziamo e poi lo continuiamo con l'inconscio durante la notte. E Cristina che ha fatto queste connessioni molto interessanti con l'aspetto femminile e con il bisogno di diserzione, che è un concetto a me molto caro e secondo me molto importante, che si rifà a quello che ha detto Ida, cioè abbiamo raggiunto dei risultati, si può fare ancora tantissimo e quindi quello che voi avete portato qui oggi è un esempio straordinario della forza del pensiero e dell'energia femminile. Ed è fondamentale perché noi dobbiamo prenderci l'autorità e l'autorevolezza, più che l'autorità, di dire noi non siamo disponibili a pensare queste cose, noi siamo contro, noi la pensiamo in un modo diverso, noi siamo per la diserzione, sappiamo fare benissimo l'analisi di questo teatro di guerra e di potenze e di interessi incrociati mondiali, noi non ci stiamo. Quindi la mia, più che una domanda, è un'adesione a questo progetto che spero cresca sempre di più, che è di costruzione di un pensiero critico femminile e maschile, perché ci sono uomini che la pensano come noi, viva Dio, e questo secondo me è un punto di partenza, quello di oggi è un punto di partenza molto interessante e fecondo, quindi è più che una domanda è un ringraziamento.